dà al linguaggio un'importanza fondamentale anche di oggi. Esistono questi generi, cioè il Twente, il Twente con la proposta di Frege, tipo appunto profondo. Quindi il saggio di Frege, ti ricordi, è tutto legato al problema della stazione di uguaglianza, no? Quello vuol dimostrare che la stazione di uguaglianza di questa stella del mattino ha un valore conoscitivo. Questo è il problema. E nel far questo, perché questo naturalmente gli serve per giustificare la sua indagine sulla aritmetica, il problema è questo, insomma. E nel far questo lui conduce in questo saggio, insieme a tanti altri, certo, Concetto e Getto e altri, un'indagine sul linguaggio, no? Un'indagine sul linguaggio, diciamo scoprendo una sintassi logica che risulta più raffinata, un'analisi del linguaggio più raffinata di quella della sintassi grammaticale, diciamo, della sintassi, un'analisi più raffinata. Questo tema comunque del linguaggio si trova poi nei principi della matematica di Russell accennato a un certo punto, perché c'è proprio un capitolo in cui lui parla della grammatica filosofica, sì, io direi che siamo all'inizio, insomma, di una problematica. Tieni presente che se nel pensiero moderno esiste quella che viene chiamata la svolta linguistica della filosofia, però è estremamente importante ricordare che dall'epoca classica, voglio dire da Platone, no? La centralità della riflessione sul linguaggio percorre in sostanza tutta la storia della filosofia ed è ad esempio un tema importante, in quanto se voi riguardi direttamente noi, un tema importante può essere quello proprio dell'uso che Hegel fa del linguaggio e del rapporto che esiste tra dialettica e un certo modo di concepire il linguaggio. Cioè voglio dire che si tratta di una tematica che ha una lunghissima storia, anche se, questo bisogna riconoscerlo, nella comune coscienza è totalmente ignorato. Ma sarebbe difficile riflettere sulla storia della filosofia e delle scienze senza questa consapevolezza della centralità del tema linguaggio. Tra l'altro, ricordati come nell'ideologia tedesca Marx introduce immediatamente il tema del linguaggio nel momento in cui sta ragionando sui sistemi di produzione. Allora, insomma, io tanto sto nella scomoda posizione di essere generalmente meno ascoltato, la faccio breve, insomma, questo ve lo garantisco, taglio alcune parti e cerco, insomma, di mettere a fuoco un po' il senso intanto la prima cosa, io mi limiterò ad alcune considerazioni sul libro di Huxley, questo contro lo scetticismo per la filosofia, con questo scopo più o meno, cercare di allargare in qualche modo quello che mi è sembrato di poter individuare come un orizzonte di riferimento che sta dietro il testo, probabilmente nemmeno nelle intenzioni di Huxley, però credo in modo sensato, e poi arrivare ad una critica della posizione di Huxley proprio attraverso quello che sembrerebbe essere il riferimento a cui Huxley fa, cioè Kant. Io poi me lo sono preso un piccolo passo di Kant da un piccolo saggio, cosiddetti saggi storico-politici di Kant, che a mio avviso mette molto in crisi in qualche modo l'impianto posto dallo stesso Huxley e poi paradossalmente proprio nel riferimento che fa Huxley stesso a Kant. Comunque, ci arrivo. Prima cosa, io cerco di fare anche sia una cosa breve, però al tempo stesso abbastanza testuale, in modo da dare, insomma, un'idea di quello che si tratta. Allora, un piccolo passo di Huxley,
siamo proprio all'inizio, quindi io se le sto proprio presentando. Il primo saggio è la filosofia ancora un compito storico? Quello che credo sia poi tra i quattro il saggio un po' più denso in qualche modo. Esle scrive: in realtà non è difficile riconoscere che la tendenza relativistica della filosofia del XX secolo ha esercitato sul reale sviluppo storico-politico di questo secolo, non meno del marxismo dogmatico, una influenza la cui intensità, proprio dal punto di vista filosofico, non si può che deplorare. Per fare un esempio particolarmente degno di nota, non solo l'affermarsi di regimi totalitari nella parte orientale d'Europa e in numerosi paesi del terzo mondo, ma la stessa ricaduta nella barbarie del fascismo e del nazionalismo hanno avuto ragioni filosofiche. Negare ciò sarebbe altrettanto ingenuo quanto sottovalutare l'importanza di crisi politico-economiche per la spiegazione di questi sommovimenti storici. Quindi, la prima cosa con cui proprio Oesele presenta il libro, c'è un nesso tra filosofia e storia, eventi storici. Questo nesso non è soltanto la filosofia può avere il compito di interpretare gli eventi storici, mettendoli in connessione tra di loro e cercando di estrarne un senso. Qui Oesele dice di più, cioè Oesele dice che la filosofia agisce sul reale e sugli eventi storici. Dice: alcuni eventi storici, tra cui quelli che ha elencato, hanno avuto ragioni filosofiche, e per ragioni credo si possa tradurre, anche se prendetela con le molle, però credo anche abbastanza correttamente, causa. Cioè, tra le varie cause di certi eventi storici, tra cui ha accennato anche motivi politici ed economici, indica anche quelli filosofici. Quindi, e questo del resto lo ripete proprio all'inizio del primo capoverso del libro, la filosofia, lui dice, non è soltanto una, come espressione hegeliana, una storia concettualmente intesa, è qualcosa di più. Ora, questo richiamo al nesso tra teoria e prassi che fa qui Oesele, perché poi di questo si tratta, io personalmente provo così a ricostruirvelo proprio attraverso un riferimento a Platone, alla Repubblica di Platone, cercando di mostrare come ci sia un concetto. Poi Oesele questo non lo dice, però io cercherò di mostrarlo, mi sembra molto sensato il riferimento. Cito sempre da Oesele, in cui dice: la negazione di una verità oggettiva, e negazione della verità oggettiva significa le filosofie relativistiche del XIX e XX secolo, ha anche conseguenze tremende sul livello pratico, perché è chiaro che se esiste una verità oggettiva, non esiste nemmeno una verità etica. Si potrebbe dire che esistono verità solo teoriche, ma non verità pratiche. Se non esistono verità pratiche, è chiaro che non esistono canoni del retto agire. Non si può dire che qualcosa è giusto e che qualcosa è ingiusto. La negazione della verità può solo portare all'anarchia etica e politica. Allora, brevemente. Intanto, lui dice, pratica va intesa canoni, cito testualmente, canoni del retto agire, ovvero le regole della vita comunitaria. Tant'è che dice, la negazione della verità oggettiva, in quanto non permette una fondazione assoluta dell'etica, non permette di individuare la regola o le regole che permettono di distinguere in modo assoluto giusto e ingiusto. Cioè, la conseguenza per cui la verità oggettiva arriva all'anarchia, o per come l'ha imposta qui Oesele, mi sembra abbastanza semplicemente, sembra essere questa: se noi facciamo dipendere giustizia e ingiustizia da regole che variano a seconda dei contesti, per esempio variano storicamente, noi non possiamo dire che esiste una giustizia o un'ingiustizia, ma che dipende di volta in volta in cui viene considerato qualcosa giusto o qualcosa ingiusto, ma quindi noi non siamo in grado di individuare quella regola che ci permette di dire questa azione non è umana, per esempio, o sta al di fuori del concetto di umanità. Perché ovviamente di volta in volta dipende da come i gruppi si mettano d'accordo sul termine e quindi si regolino in modo comunitario. Quindi è sensata, quantomeno dal punto di vista logico, l'affermazione per cui dice la negazione di una verità oggettiva non permette la fondazione di una verità etica, per cui la negazione della verità oggettiva porta all'anarchia etica e politica, perché non permette di fissare queste regole.